Ciao, sono Erika e sono insegnante di Pilates. La mia missione è aiutare tutte le donne che hanno poco tempo a disposizione ad allenarsi da casa con il Pilates in soli 20 minuti al giorno per ritrovare forma fisica, salute e energia in maniera consapevole e rilassare la propria mente. Oggi è il quinto giorno della sfida Pilates Up Challenge, 10 minuti al giorno per abbattere la pigrizia data dalla quarantena e ci concentriamo su movimenti side. To side. Non resta che srotolare il materassino e iniziare. Buon allenamento con i calzini sexy. Partiamo seduti, ischi ben piantati nel materassino, schiena allungata. Se la scioltezza te lo consente, distendi i piedi a terra e cerca di mantenere la schiena allungata. Se ti viene da arrotondarti, mantieni le ginocchia piegate o le gambe a diamante. Da questa posizione apriamo le braccia all'altezza delle spalle, sentiamo che le braccia tirano verso i lati della stanza. Inspiriamo dal naso allungando la colonna vertebrale ed espirando facciamo spine twist, una torsione della parte alta del busto. Inspirando ritorniamo in centro e facciamo attenzione a non muovere le braccia in questo modo, ma far partire il movimento dagli addominali obliqui. Cresciamo verso l'alto in una spirale. E inspirando ritorniamo in centro, le scapole sono forti e stabili. Se inizi a sentire mal di braccia e mal di spalle, posiziona le mani al centro del petto. Fuori l'aria twist, dentro l'aria in centro. Twist e centro. E twist, centro, twist. Stessa cosa con un piccolo molleggio da un lato all'altro. Twist, twist, inspiro, espiro, espiro, inspiro. Espiro, espiro, inspiro. Espiro, espiro, inspiro. Espiro, espiro, inspiro. L'ultima volta. Rilassa le braccia. E divarica le gambe più che puoi, tenendo le punte dei piedi tirate. E da qui andiamo ad eseguire So, buttando fuori l'aria, ruota verso destra e col braccio sinistro vai verso l'esterno del piede destro. Lo sguardo va verso la mano dietro di te che tira lontano. E anche qui facciamo tre piccoli molleggi verso l'esterno del piede col taglio della mano. Srotoliamoci inspirando in centro, stessa cosa dall'altra parte. Twist 3, 2, 1, inspiro. Espiro, twist 3, 2, 1, inspiro. Fai attenzione a non staccarti ogni volta con i glutei da terra, mantieni le chiappette ben ancorate nel materassino. Quindi ogni volta che ti allunghi, pensa di affondare ancora di più verso terra. L'ultimo per lato. Tieni sempre l'addome attivo. Inspira in centro, rilassa le braccia e scuoti le gambe per richiuderle. Tieni ora le gambe distese a terra. Se hai bisogno di mantenere l'allungamento della schiena, posiziona un mattoncino o un cuscino piuttosto alto sotto il sedere. Piedi a martello. Andiamo in spine stretch, attivando l'addome, scaviamo nella pancia per allungarci avanti. Facciamo una bella ispirazione profonda in questa posizione, sentendo le punte delle scapole che si allargano e fuori l'aria nuotiamo a stile libero. Da un lato, quindi per esempio abbasso il braccio sinistro, lo porto dietro di me, ruoto il torace, seguo con lo sguardo la mano, ritorno con lo sguardo verso il pavimento. Espiro, nuoto, inspiro, centro, spalle e collo sempre rilassati. Mai fare questo. La forza e l'energia partono sempre dal centro del corpo. Twist, inspiro centro e l'ultima volta.
Srotoliamo la schiena rilassando le braccia. E quando arriviamo rilassiamo anche le gambe. Da questa posizione andiamo ad eseguire un roll up, ma con una piccola variante. Facciamo roll up obliquo. Inspiriamo allungandoci verso l'alto ed espirando arrotondiamo il bacino a C, risucchiando il perineo, risucchiando l'ombelico. Attenzione a non tenere le mani strette, altrimenti ci viene da ingobbirci, quindi poco più larghe delle spalle. E poi ruotiamo la cassa toracica da un lato, srotoliamoci cercando di non staccare i piedi da terra, eventualmente piegando le ginocchia leggermente. Inspirando arriviamo in centro, distesi completamente, ed espirando risaliamo in un roll up classico. Allunghiamoci in avanti. Inspiriamo e espirando si scende. Sentiamo il core che viene ingaggiato, twist in direzione opposta e poi iniziamo a srotolarci con controllo. Inspirando arriviamo in centro, risaliamo espirando. Di nuovo inspiro e giù. Twist. Inspiro, è anche un bel massaggio alla schiena questo, e si risale. Hop. E l'ultimo. Inspirando raddrizziamoci con la schiena. E andiamo a sederci con le gambe a svastica, piedi verso destra, punte dei piedi per ora le lasciamo tirate. Buttando fuori l'aria ci flettiamo lateralmente. Quando ritorniamo in centro andiamo a metterci in ginocchio, portando le braccia all'altezza delle spalle, i piedi scorrono in direzione opposta. Andiamo a sederci a svastica dall'altra parte e allunghiamoci. Inspiro su in ginocchio. Espiro, scendo, allungo. Pian pianino troverai anche la tua giusta dimensione per scivolare da un lato all'altro. Addome sempre attivo, come se avessi una cintura leggermente tirata attorno ai tuoi fianchi, come se stessi indossando un paio di jeans di una taglia in meno. Inspiro. Espiro. Quindi attenzione a non afflosciarti ogni volta, è tutto presente. Ed è questo che connette il corpo alla mente e allo spirito, la costante presenza in tutto ciò che stai facendo. Ultima volta per lato. Poi andiamo a metterci in ginocchio. Posizioniamo le nostre ginocchia sotto il bacino, bacino ben attivato, attenzione a non rimanere troppo indietro o troppo in avanti, tutto deve essere sulla stessa linea. Posizioniamo le mani intrecciate dietro alla nuca, coi gomiti ben aperti, scapole basse e stabili, espirando facciamo una flessione laterale e poi uno o due colpetti con il torace, spingendo indietro con la spalla bassa, non con quella alta. Inspirando ritorniamo, espiro, scendo, twist, twist, inspiro, risalgo, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, inizierai a sentire che i tuoi addominali stanno lavorando. L'ultima volta. E rilassa. Ed ora di nuovo in mermaid, piedi verso destra. Facciamo qualche dondolata lateralmente, come se fossimo un dondolino che scende e torna. Espirando giù, inspirando in su. Quando ritorniamo tiriamo bene il lato del corpo. La prossima volta che scendiamo
Allunghiamo le gambe lontano, la gamba che sta sopra tira dietro, la gamba che sta sotto tira avanti. Il braccio che è a terra scivola sul pavimento per andare a farci sdraiare lateralmente. Questa gamba scivola avanti, disegna un arco e noi ci andiamo a sdraiare sull'altro lato del corpo. Passaggio super coreografico e andiamo a sederci a svastica anche da questo lato. E da qui dondolo, torno, dondolo, torno, espiro, inspiro. Terminato quest'ultimo, andiamo a metterci in ginocchio per fare l'ultimo esercizio, che aiuta anche ad allungare l'addome e a rafforzare la schiena oltre che a scioglierla. Braccia parallele al pavimento, inspirando alziamo il braccio destro verso il cielo, allunghiamoci verso l'alto e poi attivando i glutei e l'addome spingiamo in avanti il braccio sinistro mentre il braccio destro scende in direzione del tallone. Il braccio sinistro inizia a salire verso l'alto. Da qui allunghiamoci più che possiamo. Spingiamo i glutei verso i talloni, iniziamo ad arrotondare la schiena attivando l'addome. La schiena si arrotonda dal centro. Andiamo ad appoggiare la mano sinistra sul tallone sinistro. Il braccio destro si è attivato, andiamo ad allungarci dall'altra parte. E ancora espirando ci arrotondiamo. Inspirando saliamo, espirando giù, inspiro su, inspiro, espiro, inspiro e rilassiamo la posizione. E abbiamo concluso anche il nostro quinto giorno di sfida. Prima di fare i tre respiri di chiusura, io ti ricordo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e trovi i miei contenuti interessanti, di attivare la campanellina per ricevere gli aggiornamenti ogni volta che carico un nuovo video e di lasciare un commento qua sotto o sul mio profilo Instagram sotto la fotografia relativa a questo workout per farmi sapere com'è andata. E quindi cerchiamo la nostra postura migliore e quando siamo pronte inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, ultimo. Grazie e al prossimo video.